Detta così sembrerebbero gli anni più brutti, invece grazie alla malattia c'è stata un'evoluzione positiva della mia vita. Tutto quello che faccio oggi nasce proprio dal fatto di aver combattuto contro un tumore. Il fatto di questa passione civile nasce per ricambiare il grande aiuto che ho ricevuto in questi anni di malattia. Il fatto di aver scritto un libro, Non siamo immuni, il fatto di essere stato protagonista del docufilm Gli anni più belli, che racconta la mia vita, la mia storia. Gli anni più belli proprio perché gli anni della malattia sono stati gli anni più belli della mia vita. Questo in modo concreto, però, perché l'anno della malattia è coinciso con l'anno della maturità e grazie alla malattia, grazie allo studio, io ho conosciuto l'importanza della cultura, a dare risposte esatte a tutta quella confusione che avevo dentro, e questo è stato possibile anche grazie soprattutto alla scuola in ospedale, che mi ha permesso di non perdere l'anno, mi ha permesso di iscrivermi all'università. E questo è un progetto fondamentale per noi ragazzi ricoverati negli ospedali, che andrebbe diffuso in tutto il territorio nazionale per non far perdere l'anno ai ragazzi ricoverati per molto tempo nei reparti e fargli capire l'importanza della cultura. Però poi, dopo 3 anni di combattimenti, ho detto vabbè, amputiamo. E lo sport è stata quella chiave di lettura per dire non sto a casa a piangermi addosso, ma trasformiamo un limite in un punto di forza. E grazie allo sport l'amputazione mi ha permesso di darmi una grandissima opportunità, quella di stare nella nazionale paralimpica di canottaggio, di fare un secondo posto agli italiani e la riserva ai mondiali. Quello che dico sempre è che non faccio canottaggio nonostante l'amputazione, ma faccio canottaggio proprio grazie al fatto di non avere una gamba. Però tutto questo in poco tempo è stata appunto l'evoluzione positiva della mia vita grazie a un tumore. Però sono riuscito a fare questo grazie a tutte le persone che mi sono state vicine, mi hanno supportato e molto spesso sopportato. E quindi io credo che se vogliamo andare avanti, vogliamo migliorare le cose, dobbiamo incontrarci, parlare, lasciando agli altri delle discussioni sterili che non portano a niente. Dobbiamo, come credo è fondamentale che sia, lottare per qualcosa e lasciare agli altri la lotta contro qualcuno. Nel primo caso faremo vincere il centro-sinistra, nel secondo caso invece lasceremo la vittoria alla destra e al populismo. Grazie a tutti e buon proseguimento.